Oggi facciamo l'hummus e poi la schiscetta. Quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Ciao a tutti, benvenuti qui nella nostra cucina. E sempre questa qua, virtuale. Virtuale, giusto? Come state ragazzi? Continuano le ricette ad hoc per l'estate. Nulla di più semplice e di più buono di un buon hummus ai ceci. Però sempre la stessa roba a volte viene a noia. E così oggi ho pensato di caratterizzarlo con un buon sapore di peperone. Andiamo infatti a preparare l'hummus di peperoni e poi rimanete sempre con noi perché alla fine vi faccio vedere come combino l'hummus con la ricetta precedente che ho fatto, cioè il riso di cavolfiore. Vi lascio qui il link se non avete visto quel buonissimo piatto. Visto. Bene, l'unione di questi due elementi è spettacolare, oltre a fornire un pasto completo e ricco di fibre, di carboidrati, di proteine, di tutto, di minerali, di vitamine, un ottimo, ottimo pasto. Spostiamoci di là. E di policarbonati? Anche, andiamo a vedere come si fa. Ed ecco gli ingredienti per il mio buonissimo hummus ai peperoni. 200 g di ceci cotti, semplicemente lessati. 100 g di peperoni, io li ho infornati, li ho fatti appassire, li ho sfilacciati. Un pizzico di sale, un po' di aglio granulare, del pepe nero e dell'olio extravergine di oliva. Io includerò questo hummus in una lunch box in cui metterò anche del cavolfiore trattato come appunto riso di cavolfiore, quindi farò del riso con un topping, diciamo così, di questo hummus buonissimo, ma poi vedrete anche la lunch box bella e pronta. Adesso andiamo subito a preparare il nostro hummus, chiappolina. In una bowl mettiamo i ceci. Questa razione è per due porzioni, I peperoni, il sale, un pizzichino di aglio in polvere. A me piace l'aglio, ne metto due pizzichini. Poi statemi alla larga. Quindi una spolverata di pepe nero. Buono! Allora, a me piace il pepe, ma voi mettetene di meno. Un paio di cucchiai d'olio. E frulliamo. Se risulta denso e granulare, aggiungo semplicemente un goccino d'acqua. Voilà, proprio un goccio come potete vedere e continuo. Versiamo il tutto in una ciotolina e voilà, il nostro hummus è bello e pronto per essere servito. Con del pane carasau ci sta benissimo, ve lo garantisco, guardate, provo per voi. Buonissimo. Oppure adesso prepariamo insieme una lunch box per l'estate. Per la mia lunch box ho bisogno di un contenitore all'interno del quale verserò questo riso di cavolfiore. Diamo anche qualche idea golosa, ma nello stesso tempo con poche calorie per i pranzi sotto l'ombrellone. Schiacciate un po' tutto. Quindi questa è per una persona, di conseguenza metterò metà del mio hummus per dare appunto un buon apporto proteico dato dai ceci, la freschezza del peperone, oltre che la bontà del peperone, in un piatto bello completo. Se lo accompagnate con pane o carta da musica, allora mettete metà composto che vi ho citato poc'anzi. Se invece non lo accompagnate con un carboidrato, quindi i ceci devono fare da primo e da secondo, mettete più ceci. Un ciuffetto di peperoni e voilà, la mia lunch box è pronta per accompagnarmi a mare. Chiudo il tutto e metto in borsa frigo. Questo invece lo conservo in frigorifero. Yummy, che buono. Noi ci vediamo dopo le foto. Ciao!
Bene, avete visto com'è semplice fare questo hummus, quindi ci vuole solamente mezzo... Non lo chiami più hummus? No, non lo chiamo più hummus. Bene, è molto semplice da fare, veramente. Anche tu che non hai lo sbattitore, come si chiama sbattitore? Anche tu che non hai il mixer lo puoi fare semplicemente non facendolo, giusto? No, si può fare anche col passa verdure, ma è un po' uno sbattimento, quindi veramente no. No, allora, comunque no. Tutti hanno il mixer o un frullatore con un po' d'acqua, viene bene lo stesso. Bene ragazzi, provate questo piatto e provate soprattutto la combo. Ma una domanda, il frullatore dell'immersione va con le bombole? Dipende dalla profondità. Dipende dalla profondità. Brava, allora, brava, ottima risposta. Allora. Vedi, sei preparata sulla cucina. Perché questo è il canale, signore e signori, giusto, dove voi potete acquistare tutti i nostri gadget. E se vi piacciono i quizzettoni che ogni volta mi fa Gabriele, ditelo, fatecelo sapere con un pollice in su e con un commento qua sotto, così ogni volta lui se ne preparerà uno a sorpresa. Perfetto. Per cogliermi così. Diffidate dalle imitazioni, diffidate. Comprate solamente i nostri gadget originali sul nostro sito. Non abbiamo sito, non abbiamo gadget. No, però veniteci a trovare sempre qua per il prossimo video, sempre qui sulle vostre tavole. Ciao, ciao.